Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 4. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate con la liberazione del nostro migliore amico e il suo potenziamento. Oggi invece il gambetto di Kinsey incontra la banda per annientare Zinniak. Al magazzino. It's time. Are you ready to tear the simulation down? Minchia. The reception's got shit. Ah, certo, non è Zinniak che ci sta ascoltando. Va bene allora. Sai cosa? Una cosa che non faccio quasi mai. Vabbè, però in realtà non serve, perché alla fine avremo già i nostri compagni. Volevo reclutare qualcuno così per portarmelo dietro, ma vabbè, non serve. Anche perché in realtà abbiamo anche gli amici super supporto, che sono praticamente dei Saints che arrivano ad aiutarci, ma probabilmente con i superpoteri. Che figata. Eccomi Kinsey, sto arrivando al vecchio nascondiglio. Spero che siate tutti preparati, perché adesso questa simulazione la spacchiamo a merda. Ah, si può anche rientrare. Morfeo. Ma poi lui è l'unico che non sembra davvero lui. Cioè, tutti sembrano comunque se stessi, lui no. Sentiamo. Ma va? Chi l'avrebbe detto? Wow. Penso proprio che non li fermeremo. Ma proprio mai. Va bene, aspetta. Dobbiamo uscire e fermarli, forza. C'è anche Sean di sballona. Eccole qua le bombe, queste io me le ricordavo. Queste erano bombe che ti bloccano i superpoteri. Io me le ricordavo. Io me le ricordavo queste bombe, ma pensavo fossero in Gattatofell per qualche motivo. Come se fosse un problema avere il lanciarazzi. Abbiamo una cacchio di cosa a buchi neri, voglio dire. Sì, ma tranquillo. Ci penso io. Dove? Ecco fatto. Forza, fatemi fare l'obiettivo di risucchiare un sacco di stronzi dentro i buchi neri. Becca di questo. Ho tirato giù Asha e Matt, poverini. Ma mi hanno... sì, me li hanno azzerati del tutto i superpoteri. Aia. C'è ancora un gruppo là. Ecco fatto. Sali sul tetto, arrivo subito. Scusatemi. C'è ragione, però io stavo ripulendo tutto. Hai ragione, mi stavo divertendo troppo. La madonna, quanto devo salire? Di qua. Bravo. E poi non è neanche male tornare a non avere superpoteri alla fine. Rende il gioco molto più normale. Su. Shondi fattona, sali sull'elicottero. Yo, Pierce and Ben are getting into that car. Let's cover them. Sounds good. Ecco fatto. Boom. UFO! Muori. Check it out, a UFO! Ecco fa. Oi. Ma ancora sei vivo. Ecco fatto. What's the best way out of here, Kinsey? Okay, hold on, I'm scanning. Scan fast. Will you even try? Ecco fatto. Qualcuno, ecco, l'avrò beccato prima o poi. Yo, these didn't have some high-tech shit. What's the arsenal like? These didn't have all kinds of cool stuff. I wish I could get into their armory and see what they're prototyping. They even have murder bots. Murder bots. That's my kind of household appliance. Enemy
spaceship flying in. Ecco fatto. Bravi, bravi, evitateli. Che poi questi li fermo io. Ecco fatto. Quella macchina lì mi ha... ecco, mi ha un po' rotto. Altri in arrivo? Guarda, se non lo... se lo sapevo che mi beccavo quel missile in pieno. Vogliamo un po' più in alto. Vai in ricognizione. Ecco fatto. We're not going to my place. Ecco qua, perfetto. Occhio che quelli ci sparano. Ecco fatto. Vai, 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 proseguite. Quell'altra gente in arrivo. E siete sotto il ponte, il posto peggiore per un elicottero. Gira per favore, bravissimi. Dannazione. Guidare al contrario non è certo il mio forte. Ecco fatto. Okay, blocco stradale tolto. Oh no! Ma che è successo? Brace yourselves! Shondi, tutto bene? Ma... ah! Guarda un po' dove siamo finiti. Super ethical. We walked away, Professor right? Genki! Oh, store? God, I wish it was. Super ethical reality climax. Ma ci siamo stati l'altra volta, Gate. Where to now? Doesn't matter. The Zin just found us. We gotta get out of here, Kinsey. On it. Ooh, is that a killing floor? Merry Christmas to me. Duh. Quindi? Oh. Christ, what now? Perfetto. Boss, the game is on. It started by itself. I can't shut it down. Ladies and gentlemen, welcome to a very special episode of Professor Genki's Super Ethical Reality. Tranquillo che io mi ci diverto. Big prizes. I love it. The floor is active and the doors are locked. Nobody gets out, including us. Until that is, the contestants rack up enough. Più che altro sono nel posto peggiore, non c'è. Shit, I'm down. Let's ecco, andiamo qua. Qua ho una visuale migliore. Se solo riuscissi a prenderlo. Look at all the contestants today. And all new targets as well. The Zin Empire have taken it upon themselves to face the challengers. Truly, forza, qualcuno? Move on their part. You're not kidding. The Zin are the fiercest opponents in the universe, Bobby. They should be a tough fight for the Saints. Yes, indeed. No! È apparso all'improvviso. Perfetto, trappole attivate. Sai cosa? Beccati questo. The Zin are falling before the might of these contestants. They sure are. Look at how they're mowing down the opposition. Goes ah, okay. To show you how much having a team behind you can really come in handy. I wish we had a team behind us. What we have is the love and support of Zinya. What else could we possibly need? Ma scusami, ma se io mi metto qua, nothing at all. Becco tutti quanti.
Chi è caduto? Bobby, look! Professor Genki has entered the arena! It's always a special occasion when the professor. Arrivo subito, professor Genki! Let's watch the master at work. That's Genki, huh? Yeah, he looks crazy. That's our chance. Kill him! Boss, he's kind of helping us. The man cat must fall. Good shot by the contestant. Genki's sure gonna feel that one. Particularly skilled player to take on Professor Genki. Especially after facing the considerable might of the Zen Empire. Of which we are required to extol their virtues. Ecco fatto. And there you have it, folks. Genki is down. Down, povero Genki. Never out, Zach. So true, Bobby. So true. Certo che sti fucili però fanno schifo. Oh my gosh. Is everything okay? Let's get to the prize room. That was fun. Che cosa abbiamo nella stanza dei premi? Non lo so, niente. Era tutta eccitata, ma non c'era nulla. Non è vero, c'è la macchina. C'ho qualcos'altro? No, c'ho solo questo. Sì, ma perché questa macchina continua a derapare, scusami? È terribile. Once that's done, it's just a matter of finding the weakest point in the simulation. Sounds good. Let's go now. Meglio. Esatto, concentrarsi più su quelli davanti che chi abbiamo dietro. Ecco fatto. Aia, l'ha investito. Qualcuno che c'è. Occhio! Ecco fatto. Sì, ma perché continui a sgommare? Hey, player. Chris and I are pulling out of the simulation. Meet you back on the ship. Va bene. I don't know. Oh, ma guarda un po' chi è arrivato. Sì, solo con un ruggito. No! Boss, you need to get back to the ship now. Bene. Il piano è stato un successo. Shandy, what the fuck are you doing? They got Kinsey. Boss, the dinner here. What? We were perfetto. I got out of the simulation. Pierce and King were out cold. The proximity alarm is screaming, and Asha Miller and the vice president are gone. They kidnapped Keith David. They left us sleeping, so we get picked up by Zinyak. Hanno rapito Keith. E quella è la cosa importante, tra l'altro, il fatto che hanno rapito Keith. What's the plan? Secure the room. I'm checking on Kinsey. Ma Sid non c'è, tra l'altro. Kinsey. We'll save you, Kinsey. I promise. Poverina. You ready? 'Cause we got visitors. Forza allora, entrate, stronzi. Maledetti, vi faccio saltare in aria. Poverino, quello è caduto. We have to... Non ho niente. Fuck that. I'm not waiting for them to come to me. Le armi aliene non le ho potenziate neanche un po'. Ecco fatto, dammi sto scudo. Lo scudo non è per niente male per tirare giù un po' di colpi. Ma più che altro anche per difendersi. Ok, dov'è l'arma? Dov'è l'arma dell'alieno? Vabbè, amen, riprendiamo lo scudo. Ah, è vero. Meglio la pistola a sto punto. Non è vero, fa schifo la pistola. Perché non le ho potenziate le armi aliene? Ah, santo cielo. Ecco fatto.
La scudata perlomeno. Minchia che un po' di danno lo fa. What the hell? We're moving. Why are we moving? Let's get to the bridge. Dov'è il ponte? Saliamo di sopra. Sicuramente ci stanno portando via. La Madonna. Figure out what the hell is going on. No need. I have already analyzed our situation. Ah, ecco dove shit, sei. I forgot Mr. Deus Ex Machina was even on the ship. The Zin transport has attached itself and is dragging us toward what I assume is certain doom. Any bright ideas on how to keep us from dying? If I were you, I would deal with the strange heat signature by the cargo bay first. Cargo bay? Fuck. Perfetto, ci vogliono anche far saltare in aria. Madonna mia. Beccati questo. Vieni qui. Ecco fatto. Get off me. Aia. Sean, ti arrivo subito. Mollala subito. Avrei dovuto potenziarle quando potevo. Dov'è l'ultimo? Non lo vedo. Ok. Everyone's fine. The Zin grabbed me and... Hey, Sid said something about heat signatures. One of them put a device on the wall. I'm not sure what it is. Sarà sicuramente una bomba. We got bombs over here. Ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Yeah, and they're set to blow. You thinking what I'm thinking? Di usarle contro di loro. Keep an eye on Kinsey, Shondi. Johnny and I are about Eccola to do qua. Something really stupid. You got a specific thing you want to blow up, or just shit in general? Kinsey, what's the weakest point in the Zin ship? Aja. Boss, Kinsey's. Fuck. I. Look, tranquillo. We'll just find the biggest, glowingest thing on the ship and stick the bombs to that. Esatto. Tranquillo, la salveremo. Zin make a good argument for murder. Zinya can't hide forever. When I find him, he's gonna wish he fell on his own sword. Take your time, huh? That sounds like a plan. I get the chance. I'm gonna rip. Ecco fatto. Got that head off. Over already. But where do you think the Zin have Kinsey? I don't know. Di qua c'è qualcosa? When I find that Nasha, I'm gonna beat that information out of them. Il punto è che tu già credi che siano stati loro a tradirti. Yo, questo non è un bene nella squadra. Aiuto! Nella squadra. Cos'è? Ah, il braccio alieno. Perfetto. Per fortuna che ho le munizioni infinite. Qua ci divertiamo ora. Peccato che non ha anche gli stessi potenziamenti. Perché io in teoria per quest'arma ho anche il, come si chiama, la possibilità di non averla mai surriscaldata. Però penso che qua siamo in una fase diversa del gioco, dove i potenziamenti in sé non contano. Aspetta che carico. Ecco qua. Ecco fatto. No, ho sbagliato, fermo. Minchia, che salvataggio. Lui che colpiva l'alieno e io che gli sparo in faccia. C'è il fucile a pompa? No, perché non avete il fucile a pompa? Maledetti. È la mia arma preferita. Forse lo sanno per quello che non me l'hanno dato. Qualcosa che sembri importante. La console di comando, magari? Ecco fatto. Altro alieno. Madonna, meno male che ho le munizioni infinite. Ecco qua. Muorici, bravissimo. È un ottimo ragionamento. Ecco, esatto. Andiamo via. Johnny, vieni! Sbrigati! Meno male che abbiamo lo sprint infinito! Yo, quit fucking around and get in here! Levati! Ecco fatto! Addio! Puff!
Siamo salvi. Now let's get out of here and find Kinsey. God damn it! What happened? MI6 fucked us. I knew it. Asha had it out for me since jump. She talked shit in Pakistan. She sucker punched me. Can't believe Miller had me fooled. To think I actually apologized. He's probably been working this angle for a while. Hell, he might have even been the one who tipped off Zinyak about Johnny. Doubt it. Oh oh, qualcuno stava facendo delle false accuse. Hell was reserved for betrayers. But it's important to remember that it's the storyteller who decides who the hero is, not morality. But while philosophers will spend years debating the ethics of the Kinsey Gambit, the Saints had a less charitable view. Keith David is a dead man. Oh no! È stato Keith a tradirci! Tutti in coperta! $6,900, abbastanza esperienza che non ci serve. La Genki Mobile, che già abbiamo tra parentesi. Tradimento. Kinsey, ti salveremo piccola, non preoccuparti. Prendiamoci i soldi. Questi soldi io li sfrutterei subito e andrei a potenziare un'arma. O meglio, andrei a potenziare le armi, che non si sa mai quando ci toccherà riusarle. Ad esempio questa è buona perché con più riscaldamento fa più danno. Però, ecco, abbassiamo il surriscaldamento e aumentiamo di 1 i danni. Non abbiamo più soldi, però è già qualcosa, dai. E la facciamo dorata. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!